ben che vada a Renzi, ma male che vada per Renzi, qua ci sono tre poli. Perché siccome stiamo parlando delle regole di tutti, non siamo mica nemici su questo. Ragioneremo insieme, poi abbiamo soluzioni completamente diverse. Sono cose di intelligenza e di forza, avere il coraggio di dire agli italiani devono vincere le elezioni, quelli che sanno governare al di là. È evidente che devono stare insieme. Allora cosa si fa? Si fa un premio di lista, non per vincere, non per aver coraggio. Ci sono difetti strutturali e disposizioni che sembrano anche ridicole, Presidente. La disposizione ridicola mi permette di dirla è quella sui senatori a vita e sui senatori a vita, ma lo dico con massimo rispetto sulla nomina del senatore a vita per chi sta in quest'aula, che sono tutte ristrutturali, di cui credo abbia parlato anche il senatore Caglino stamattina. Sono disposizioni, e ne parlo, delle disposizioni strutturali, dei difetti strutturali fondamentali, come quella della prima Camera, delle disposizioni che fanno accaparrare la pelle. Una Camera importante non è che lo passate di peggio con la mafia, no? Grande rispetto al Presidente del Senato per la sua storia. Sono fondamentali per il futuro del Paese. Io... intelligenza e di forza, avere il coraggio di dire agli italiani devono vincere le elezioni, quelli che sanno governare al di là. È evidente che devono stare insieme. Allora cosa si fa? Si fa un premio di lista, non per vincere, non per aver coraggio. Che alla lunga potrebbero diventare pericolosi. Parlando del ruolo che avrà questo nuovo Senato, ci